Le corra! Corra da lei! Ma dove va? Ma dove va? Dove volevi andare? Vieni qua! Vieni qua, ti ho detto! Ti fa male la gamba, eh? Lasciatemi! Ti fa male la gamba, vero? Dove vi credete di essere? In colonia! Non abbiate fretta, signore. Canterete. Dopo. Oh. Che sorpresa. Vediamo un po'. Acqua. Acqua, fuochino, fuoco, dottoressa Ghiglino. Quale onore. Prego. Oh, non ti preoccupare. Sarà un interrogatorio molto breve. Lasciami. Voglio farti solo una domanda, una domandina. Ma cosa gli facevi a quel tedesco là? Vergognati. Vergognati. Se non vuoi parlare, agisci. Chi cominciava? Lasciami! Tutto quello che... Marco, aiuta! Grida, grida pure. Tanto qui ci sono abituati, sai. Non ci sono neanche i tuoi protettori, rancani. Lasciami! Sono andati con la pioggia, sono importanti loro. Qui adesso sono io l'importante. Sono io il duce qui. E tu devi fare quello che ti dico io. Marco, aiuta! Taglinis a Saukel. Poco maiale italiano. Tu non decidere cosa fare, prigionieri. Qui dare ordini tedeschi. L'ho interrogata, ma non collabora. Non collabora. Ti farete avanzo forza rocca che parte con toda schotzen. Un tu copsti di mit. Paura non abbiamo. Abbiamo le famiglie. Abbiamo le famiglie. Aber geht. Und ab die Fahrt. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Los. Leider. Mi chiamo Dora. Respira profondamente. Respira profondamente. Dai che si vede la testa, dai. Dai, forza. Così. Dai, Laura. Dai, uscendo. Sta uscendo, Laura. Dai, dai. Brava. È una bambina. È una bambina. Aspetta. Nonostante tutta la fatica che hai fatto per venire al mondo,
È sanissima. Sono bella. Guarda, la nostra speranza, il nostro futuro. Chiamiamola Angela. Sì, chiamiamola Angela. Se siamo salve è solo merito suo. Los, beeilt euch mal ein bisschen. Sichert die Straße. Aufpassen, es könnte eine Falle sein. Macht mal ein bisschen los, schneller. Los. Lui mi ha detto di pensare a te. Lui chi? Lui, Maggiore Wiedemann. Dov'è? Ah, è tutto qui. Amore mio, se hai in mano questa lettera, vuol dire che sei in pericolo. Ho ordinato a Ivan di restare per proteggerti. Raggiungimi, Nini. Solo insieme potremo affrontare questo orrore e mantenere in vita l'speranza che finisca presto. Solo stringendoti a me potrò sentirmi ancora un essere umano. Solo vicini sapremo ogni giorno che siamo vivi. Raggiungimi, portami la pace. La mia pace è dove sei tu. La mia terra è dove sei tu. Halt! Papiere!
Ecco, siamo arrivati. Dove siamo arrivati, Ivan? Dove? Comandantur. Comandantur. E il maggiore dov'è? Ecco il maggiore. Achtung! Weiter mal. Meglio che sono riuscito a trovare, ma ritorni. A casa di chi siamo? L'hai visto? Siamo di nuovo insieme. Di chi è questa casa, Hans? Sono già stato qui? Io non mai. Una volta da ragazzo ero ospite di amici italiani che mi hanno fatto conoscere la zona in cima alla collina. In una chiesa di campagna c'è una Madonna in maiolica, una delle più belle. Bella come te. E Dio zia portati qui. Scusami. Hans, rispondimi sinceramente. Se ti ordinassero di uccidere dei civili. In Germania, alcuni hanno tentato di far fuori Hitler. E sono stati appesi a dei ganci da macellaio. In Francia un generale è stato più fortunato. Per non obbedire ad un ordine, si è sparato un colpo di pistola. Una soluzione onorevole. Ma che dici, Hans? Hans, io devo tornare a casa. Quale casa? Chissà se ce l'hai più una casa. Io non so se ce l'ho ancora. Beh, ma io devo tornare da mia madre, da mia sorella, da mio nipote, dalla mia gente. Io so dove devo stare. Lasciami andare. E io so
che hai addosso una condanna a morte. Solo io posso proteggerti. Ma se mi scoprono, a te che ti fanno? Quello che potrebbe farmi una bomba alleata domattina. Io sono sicuramente meno importante di una Madonna del 400. Per me no. Helmut Gülten hat den Auftrag, mich mit meiner Spezialeinheit Ihnen anzuschließen. Wir sollen alle Dörfer hinter der Feindeslinie niederreißen und verbrennen. Der Feind soll verbrannte Erde vorfinden. Ich kenne die Befehle von Herrn Feldmarschall Kesselring. Gut. Fangen Sie an, die Dörfer freizumachen. Wir folgen in 2 Stunden nach. Abtreten. Kein Hitler. Seid doch keine Italiener! Tempo! Cosa fa lei qui? Il maggiore mi ha mandato a chiamare. È assolutamente vietata la presenza di donne in zona operazioni. Allora lo chiarisca con il maggiore. Io non faccio parte del vostro esercito. Non ne conosco le regole. Herr Major. Was gibt's denn? Herr Major, wohin soll ich Frau Quirino bringen? Sie kommt mit uns. Herr Major, darf ich Sie höflich daran erinnern, dass es... Ich weiß schon, woran Sie mich erinnern wollen, Simonis. Es ist nicht gestattet, dass die Dame mit uns bittet. Danke, Simonis. Abtreten. Marischnia, posso? Sì, Ivan. Vieni. Tu metti questo, Marischnia. Perché? Il Maggiore ha detto così. No, i capelli no. Non ti preoccupare, Barishnia. Devo tagliare le spalline perché se ti vedono con i gradi ti sparano. Ma lasciali. Che mi sparino. Mi sparino i fascisti, i tedeschi. Barishnia, è troppo pericoloso. Queste però lasciali. Comunque è troppo lungo. In paese mio sono sarto. Sarto. Absolute Ruhe! Non ti preoccupare, Barishnia. Tutto va bene.
Partigiani. Ne sono stati segnalati molti in zona. Vieni, Barisha. Ist da jemand? Non c'è nessuno. Dai, dammi una mano a rendere decente questa casa per il nostro maggiore. Oh. Bella Isba. Cos'è Isba? Isba è casa in paese mio. Ah, casa, questa. Azioni di vodka, Rosy. Lasciali ubriacare. Questa guerra non l'hai voluta tu. Ti fidi di Simonis? È un buon soldato. Ma pensi che ci possa denunciare? Lei è un nazista, ma un fortissimo senso del dovere. O lui o un altro. Un giorno verremo denunciati. Io non voglio essere la tua rovinanza.
Martino, vieni a dirmi che vuoi andare via. Angela, saresti capace di abbandonarmi? Se servisse a salvarti da qualsiasi pericolo, sì. Allora, considerati mia interprete prigioniera. Sì. Was gibt's denn? Verzeihen Sie, Herr Major, es ist höchste Zeit. Leg gleich mit der Kiste da hinten. Hey, was ist denn da los? Der Hund ist immer noch da. Hey, du! Guck, ob die fertig sind mit der Sprengung. Varishnya! Vieni qui, lascia che stare! Sei? Cos'è successo? Varishnya! Tedeschi! Tedeschi! Io ce l'ho portato! La chiesa! Io! Sono riuscita a scappare! Andiamo! Aspetta! Varishnya! 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 Non puoi fare niente, non vedi? Vieni. Non puoi fare niente. Sono morti. Io non tedesco. Io russo. Vieni. Vieni. Vieni, Varishnya. Wo wollen wir denn hin? Wir sollen Major Wiedemann hier treffen. Nein, da c'è gente lì dentro. Ho detto zum fermo. C'è gente in chiesa. Stop, das können nicht tot. Wahnsinn, das geht nicht. Bleib stehen, das geht nicht. Guarda il carrino. Non andare. C'è gente nella chiesa. La chiesa. Was geht hier vor? Herr Major, die Kirche am Ende soll gesprengt werden. Wir können doch nur wegen einem Hund. No, ma non è solo il cane. Il cane vuole seguire il padrone che è chiuso in chiesa. Sono gli ordini. Il paese è stato evacuato. Sono gli ordini. No, c'è gente lì. Tu non sei un assassino. Vieni. Wurde das Dorf freigemacht? Jawohl, Herr Major. Dann erklären Sie mir, warum der Hund auch immer keine Ruhe gibt. Kann ich mir nicht erklären, Herr Major. Lascia. In der Kirche befindet sich ein romanisches Fresko, das ich mir noch einmal ansehen will, bevor Sie hier alles in die Luft jagen, Leutnant Gülden. Wie Sie wünschen, Herr Major Wiedemann. Tor aufmachen. Ich habe gesagt, Tor aufmachen! No, Ivan, no! Hans, se tu non fai aprire questa porta, io mi faccio saltare in aria insieme a tutti loro. Te lo giuro. Ivan, not cry. Lasciami aprire, Parigi. Lasciami aprire. Thank you.
Rifacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci liberi in tentazione di liberarci da noi. Grazie, grazie, grazie. Gefährliche Partisaner, Major! Die Kinder auch, ja? Eine Vergeltungsaktion, Herr Major. In einem Dorf wurden 300 Leute erschossen. Halten Sie die Klappe, Gün! Leute wie Sie gehören als Kanonenfutter nach Russland. Abtreten! Wie Sie meinen, Herr Major! Benvenuta a Villa Cantiani. Signora, lei si ferma qui. Il maggiore la raggiungerà stanotte. Perché? Dov'è il maggiore? A ispezionare la nuova linea del fronte. Se volete seguirmi. La nuova linea di fronte perché arretra? Non ancora, ma è molto probabile. Se lei resta con noi, è sicuro. Che vuol dire? Vuol dire che certamente i comandanti sanno della sua presenza tra noi. Ma non intendono punire ufficialmente un eroe di guerra come il maggiore Wiedemann. Abbatterebbe il morale delle truppe. E quindi? Si limiteranno a mandare tutti noi in prima linea. Lui farà una morte di eroe invece di essere fucilato per tradimento. E noi moriremo ringraziando lei, Angela, per il suo radioso sorriso. Simonis. Mi ha sempre odiato, no? Ho sempre odiato quello che il maggiore sta facendo per lei. E la rovina per un ufficiale. Se ama veramente il maggiore, dovrebbe star lì lontano. Ma anche se io andassi via, lui mi fermerebbe. In questo momento non c'è. Grazie per la sincerità, Simonis. Non c'è di che. Questa è una stanza calda. Ti piace, Barisnia? Sì, Ivan, è una bella stanza. Puoi andare. Ma noi, il maggiore mi ha detto di stare con te. Puoi andare, grazie. Vai, Ivan. Di chi è questa villa? Dei baroni Cantiani. Sua eccellenza la baronessa è molto orgogliosa di ospitare il comando tedesco e la moglie del comandante tedesco. Molto orgogliosa. Amore mio meraviglioso, perdonami e credimi. L'unico modo per dimostrarti quanto ti amo è andarmene, se questo vuol dire la tua vita, la tua salvezza. Sarà come morire, lo sai. Ma è meglio così, piuttosto che saperti ogni giorno in pericolo per colpa mia. Non temere. Tu sei la parte migliore di me e lo sarai sempre. Sentimi così, sempre vicino, giorno dopo giorno. Notte dopo notte, che Dio ti protegga e non renda vano questo mio sacrificio. T'amerò sempre, Angela. Das Regiment hat sich im grünen Sektor eingegraben. Der Herr Generalkommandeur befindet sich in einer Besprechung, um eine etwaige Truppenverstärkung zu organisieren. Im Augenblick ist es nicht ratsam, Truppen aus dem Sektor abzukommandieren. Buonasera, signora Wiedemann. Si accomodi, prego. Grazie. Sono Clara Cantiani. Avevo bisogno di un po' d'aria.
Voglio presentare i miei graditissimi ospiti che sono qui sfollati. Il famoso Mario Germona. Piacere. Elisabetta. Molto lieta. Giacomo. Piacere. E mio figlio Marco, che è gravemente malato. Sono molto felice di stare a casa di italiani che amano la musica. Sono felice anch'io, sa, non capita tutti i giorni di avere come ospite la moglie di un comandante tedesco. E soprattutto non capita tutti i giorni di avere un'italiana che sta con i tedeschi. Io non sto con i tedeschi, sto con un uomo che amo, tedesco, è diverso. No. Visto che apprezza la musica, qual è il suo pezzo preferito? Vivere, o forse giovinezza? Schubert. Amo Schubert. Conoscerà la sua fantasia, allora? Comodi, prego. Le voglio fare i complimenti per la sua bellissima moglie. Signora, lei è molto gentile, ma non vogliamo approfittare oltre della sua ospitalità. Scusateci tutti. Sia io che mia moglie siamo molto stanchi. Sì. Con permesso. Arrivederci. Arrivederci. È strana questa famiglia. Non è vero? Sì. Devo andare. Ci vediamo stasera. Ti aspetterò. Ma non qui. Non mi piace qui. C'è odore di morte in questo posto. Ovunque c'è odore di morte, Hans. No, non a Sant'Orsola, un piccolo paese qui vicino. Non è stato ancora bombardato. Ho trovato un posto perfetto per noi. Una piccola locanda molto romantica. Ho detto a Ivan di portarti là stasera. Come due turisti in luna di miele. Sì. E un giorno, quando tutto questo sarà finito, ci torneremo in quella piccola locanda. Un vecchio signore tedesco con la sua bella moglie italiana, di cui sarà ancora pazzamente innamorato. Anch'io t'amerò come una ragazzina.
T'amerò come ti sto amando adesso, anzi. T'amerò per sempre. Ci sono ancora partigiani qui in collina? Ma no, possiamo stare tranquilli. Non c'è pericolo finché ci sono i soldati tedeschi a proteggerci. E allora vuol dire che la nostra linea telegrafica è stata distrutta dai fantasmi? Fantasmi che prenderemo, naturalmente. Los weitersuchen! Beh, che guarda. Gliel'ho detto, no? Stare con un tedesco non significa stare dalla parte dei tedeschi. Questa è la stanza più bella. Un vero nido d'amore. E guardi che non la diamo mica a tutti. Pensi che qui ci ha dormito perfino Garibaldi. Non da solo, si capisce. Grazie, signora, lei è molto gentile. Questo ed altro, sempre a sua disposizione. Buonasera. Buonasera. Ivan. Io stare qui con Marisnia. Ma che c'è? Di che cosa hai paura? Perché tu qui, fronte? Ragazza non fronte, ragazza con... sui genitori. Con mamma, con papà. Ma anche tu? Anche tu perché qui al fronte? Perché no con mamma e papà? Dai, Ivan. Guerra. Paese mio, sono stato partigiano. I tedeschi mi hanno preso. O ammazzano tutta la mia famiglia, o io soldato. Ecco, sono qui. Soldato con i tedeschi. Fortunato con mio maggiore. Vuoi? Sì, un pezzo sì, ho fame. Perché non abbiamo preso da mangiare dalla locandiera? Quella donna non mi piace. Non ti preoccupare, Barisnia. Il maggiore arriverà. Thank you.
Hans! È successo niente. Zitta! Wir sind ihm gefolgt, die Gegend ist voll von Partisanen. Danke. Gut gemacht. Wie viele Tote? Wir zählen gerade durch. Solo noi due. E Ivan. Conoscevamo il luogo del nostro appuntamento. Ma cosa dici, Hans? Ma come puoi dire questo? Ma io piuttosto mi sarei fatta ammazzare. Aveva ragione, Simonis. Aveva ragione tu. Avevate ragione tutti tranne me. Io pensavo che con l'amore si potesse sconfiggere la guerra. Ma non è vero. Qui la guerra ha vinto. Ma cosa dice? Ma come puoi pensare che io ti abbia tradito? Anzi, se pensi questo, tira fuori la tua pistola e sparami. Se è questo che pensi, uccidimi! Tu resti qui. Tu resti qui. Cosa fai adesso? Tu resti qui tra la tua gente. Ti metterai sotto la protezione del parroco. Tranquilla. Qui presto arriveranno gli inglesi. Che dici? Ma che vuoi fare? Ma che vuoi fare? Hans! Losfahrt! Dove vai? Hans! Padre. Padre.